Oggi 23 del mese di aprile dell'anno 2021, alle ore 11 e minuti 15, avanti a me, Sara Anna Maria, assessore ufficiale dello Stato Civile del Comune di Thiene, per delega avuta, e personalmente comparsa di Marjorie, nata in Starosa Laguna, Luce, Filippine, e residente a Thiene, la quale mi ha prodotto il decreto del prefetto di Vicenza in data 10/3/2021, notificato il 15/4/2021, con il quale è stata concessa la cittadinanza italiana e mi ha chiesto di ricevere il suo giuramento. Considerata la tempestività della richiesta, vi ho aderito e dalla comparente presto il giuramento pronunciando le parole: giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. Poi qua anche lì. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. Bravissima. Il presente atto viene letto all'intervenuta, il quale insieme con me lo sottoscrive e dopo lo firmiamo. Oggi, 23 del mese di aprile dell'anno 2021, alle ore 11:17, io sottoscritto Sara Anna Maria, assessore ufficiale dello Stato Civile del Comune di Thiene, per delega avuta, ho ricevuto dal Marjorie, cittadina filippina, nata in Starosa Laguna, Filippine, residente in Thiene, la richiesta di trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza italiana emessa dal prefetto della provincia di Vicenza in data 10/3/2021, di cui mi consegna copia. Quindi questa è la trascrizione dell'atto che abbiamo letto prima. Aderendo a tale richiesta, provvedo alla trascrizione per riassunto del documento come segue. Il prefetto della provincia di Vicenza, vista la legge 5 febbraio 1992 numero 91, vista l'istanza presentata dalla straniera d'origine filippina di Marjorie, nata in Starosa Laguna, Filippine, per ottenere la cittadinanza italiana, ritenuto che l'interessata si trova nelle condizioni previste dall'articolo 5 della citata legge, rilevato che non sussistono le cause preclusive previste dall'articolo 6 della stessa legge, visto l'articolo 7 della citata legge e la direttiva del Ministro dell'Interno del 7 marzo 2012, decreta alla soprannominata di Marjorie che è conferita la cittadinanza italiana. Congratulazioni. Il presente provvedimento avrà effetto dal giorno successivo alla prestazione del giuramento di cui l'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992 numero 91. In pratica, oggi sarai ancora straniera, oggi pomeriggio, da domani sei italiana. Okay. Alla stessa competono il prenome di Joy Alonia e il cognome di Marana. Vicenza, 10 marzo 2021, il prefetto, giuramento prescritto è stato prestato dall'interessata con atto numero 104, in data 23 aprile 2021, dopodiché ho munito del mio visto la copia del documento prescritto, l'ho inserita nel volume degli allegati di questo registro. Il presente atto viene letto all'intervenuta, la quale insieme con me lo sottoscrive. Qualcosa di più importante, che c'è, ed era la famiglia,
la salute, si vedo bellissima, e quindi quando hai tutto questo bene, l'amore, c'è tutto. Ecco, tutto il bene possibile, davvero. Adesso dovete ritornare in ufficio anagrafe, sì, in fondo, e vi fanno firmare altri documenti e vi spiegano tutto sulla documentazione da fare. Ecco. Okay. Va bene?